loro cappellini gialli sono pronte ad invadere il parcheggio Eden per il 66esimo mercatino dei ragazzi del Calcit in programma per domenica 12 maggio. Questo è il più grande perché ci sono circa da 450-500 banchini, poi c'è la partecipazione delle categorie economiche, macellai, panificatori che in questa settimana fanno la settimana del Calcit, cinghialai, la fraternita che tutti gli anni ci dona dei prodotti e questa mattina siamo a presentare, come ormai abitudine da diversi anni, il nostro mercatino nelle scuole, perché nei primi anni siamo partiti dalle scuole, qui addirittura siamo alla Masaccio dove ha insegnato il maestro Ricci, che ha fatto tutto il lavoro negli anni 80, e tutti gli anni ovviamente siamo qua a presentare il mercatino anche per sensibilizzare e dare continuità al nostro impegno. Come aretini siamo tutti, come dire, grati al Calcit per questa lunga storia, è una storia che deve continuare, per cui bisogna seminare ogni anno. Siamo per questo molto contenti di ospitare questa presentazione dell'edizione di quest'anno del mercatino nella nostra scuola, che ha anche una sensibilità antica ai temi della partecipazione, del coinvolgimento e del volontariato. Circa 500 come sempre i banchi presenti, con un unico obiettivo: raccogliere quanto più possibile per il Calcit. L'incasso di questo mercatino abbiamo rimesso al centro in evidenza il servizio Scudo, che costa 300.000 euro all'anno e che lo stiamo portando avanti dal 2014, perciò 15 anni, se si fa due conti già abbiamo questo servizio, è un costo di dai 4 a 5 milioni di euro, perciò lo abbiamo voluto mettere in evidenza e riportare al centro, perché credo che sia un servizio che veramente ormai è diventato indispensabile.